Bentrovati ai nostri spettatori a questo nuovo appuntamento di Polis, primo piano sulla politica. Nella puntata di oggi parleremo del Qatar Gate, di questo scandalo che ha travolto sia l'Unione Europea che alcuni partiti italiani. Affronteremo quelli che sono i passi del governo Meloni, soprattutto dal punto di vista economico, quindi gli ultimi aggiornamenti sul MES e sulla legge di bilancio. E infine tratteremo della riforma della giustizia portata avanti dal ministro Nordio. Ovviamente con me ospiti Umberto Del Noce, avvocato costituzionalista. Ciao Umberto. Buongiorno. Ciao. Ciao a tutti, buonasera. E il professor Luca Lanzalaco. Buonasera a tutti. Buonasera professore. Allora, partiamo subito con il servizio introduttivo. Prego, giro dalla regia. Nonostante il presidente della FIFA Infantino, avvocato svizzero con cittadinanza italiana, lo abbia definito il migliore di sempre, sono tantissimi gli scandali che hanno travolto questo atipico mondiale invernale. Il Qatar Gate è ormai sulla bocca di tutti. Scoperchiato il vaso di Pandora, a cadere sotto i colpi dell'accusa di corruzione sono stati la vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, l'ex europarlamentare Antonio Panzeri, proveniente da Articolo 1, l'europarlamentare del PD Andrea Cozzolino, nonché molti altri membri dell'unica istituzione dell'UE direttamente eletta. Ma sembra che neanche la Commissione europea verrà risparmiata. A farne le spese qui in Italia è il PD, che dopo l'umiliante sconfitta elettorale, in una fase delicata di ricostruzione, deve ora stare molto attento a non venire spazzato via definitivamente. Nel frattempo, per chi è al governo, la situazione non è più rosea. L'esecutivo Meloni continua a spararle più grosse di quanto effettivamente possa davvero fare, come in una perenne campagna elettorale. Il decreto cosiddetto anti-rave, approvato qualche giorno fa in Senato, nonostante i no delle opposizioni, ha visto palesarsi in piazza il malcontento dei cittadini, che in quattro città italiane hanno organizzato sfilate di carri con musica a tutto volume, mentre a Roma si svolgeva l'occupazione delle terme di Caracalla. Sul piano economico, inoltre, l'atteggiamento attendista nei confronti del MES non sembra aver pagato dopo il via libera della Corte Costituzionale tedesca. Giorgia Meloni, che in passato ha sempre criticato l'Europa, sembra non voler perdere la faccia questa volta e continua a sostenere che questa ratifica non sa da fare, sostenuta dal ministro dell'Economia. Italia Viva e Forza Italia unite invece spingono per rompere il braccio di ferro con l'Europa. Il tutto mentre sulla legge di bilancio continuano a permanere forti dubbi su alcune manovre, tra cui la questione POS, grazie a Salvini tra le più chiacchierate. In questo clima di incertezza generale, a cui si somma la discussa riforma della giustizia portata avanti dal ministro Nordio, poche sembrano essere le certezze. La prima è che forse Giorgia non si aspettava un inizio così irto di difficoltà. La seconda è che, come al solito, di vergogne italiane non si finisce mai di parlare. Eccoci tornati in studio. Allora, abbiamo deciso di intitolare questa puntata Vergogne italiane, proprio perché al centro di questo scandalo, di questo Qatar Gate, ci sono molti nostri connazionali e alcuni dei quali appartenenti anche a uno dei partiti più rappresentativi dell'Italia odierna, cioè il Partito Democratico. È uno scandalo che ha investito quelli che sono gli organi europei e quindi ovviamente anche di rimando quelli che sono gli organi nazionali, soprattutto quelli italiani. Allora parto subito dal professor Lanzalaco. Qual è la sua opinione riguardo questo scandalo e quali sono le conseguenze poi per la politica anche nazionale? Ma partendo da quest'ultimo punto, cioè le ricadute di questo scandalo che è in itinere, cioè nel senso che non si sa ancora tanto e soprattutto non si sa ancora tutto, comunque possono essere viste su tre livelli. Uno, appunto, quello del Partito Democratico che vive la cosa con un enorme travaglio, con un enorme senso di colpa, peraltro anche eccessivo, faceva notare Pier Ignazi su Domani di ieri, mi pare,
che non è che ci sia un coinvolgimento diretto, a parte Cozzolino, ma a livello giudiziario non c'è coinvolgimento diretto di nessun esponente vero e proprio del Partito Democratico, per cui è una automacerazione significativa, ma in parte anche ingiustificata, perché casomai è un problema in genere della sinistra, ma non in particolare. Ecco, questo mi ha colpito. Secondo, ricadute sul governo. Anche qui il sociologo Ricolfi sostiene una tesi che io condivido pienamente, che viene confermata dai fatti, cioè chi rischia di più in questa situazione non, è proprio il governo, perché quello, lo scandalo viene visto come viene chiamato, la formula con cui viene chiamato è l'Italian job. Quindi è una questione che riguarda non la sinistra, ma gli italiani, e quindi questo renderà un po' difficile le trattative con le istituzioni europee. Cioè, detta in maniera meno elegante, con che faccia a questo punto Giorgia Meloni va a contrattare, a negoziare? E come fa a notare acutamente Ricolfi in questa intervista sul Fatto Quotidiano, non è quindi un caso che la destra non infierisca più di tanto sul PD, sulla sinistra, non dà molto spazio a non utilizza questo punto, che invece in tempi, diciamo così, normali sarebbe stato un cavallo di battaglia. Terzo livello, quindi Partito Democratico, governo. Terzo livello, certamente quello delle istituzioni europee. Fra l'altro, Repubblica ha reso noto che pare che siano coinvolti non solo parlamentari, ma anche funzionari della Commissione, dell'organo di governo dell'Unione Europea, di fatto, l'equivalente all'esecutivo. E soprattutto stanno emergendo dati sempre più inquietanti sul fatto che esponenti, chiamiamoli osservatori del Marocco, seguivano direttamente, personalmente, i lavori del Parlamento europeo, e addirittura qualcuno ha avanzato l'ipotesi che le politiche europee fossero in qualche modo condizionate dal Marocco, in particolare dal Qatar. Ora, ecco, questo fa venire, cioè, viene da domandarsi: ma chi è la colonia di chi? Ecco, cioè, i rapporti coloniali in che direzione, o postcoloniali, che dir si voglia, in che direzione vanno? Per quanto riguarda le interpretazioni, ne sono emerse due chiaramente. Una è come se il Qatar Gate fosse, e questa è l'interpretazione del PD sostanzialmente. E lo riportano alla questione morale, la famosa questione morale, come se fosse appunto un problema di trasparenza, pulizia interna al PD e alla sinistra. Rispetto a questa tesi, che è quella mainstream, onestamente, è uscita oggi una posizione di Nadia Urbinati, che dice su Domani, che dice: no, guardate, che questione morale. Qua la questione morale non c'entra, questa è una questione criminale. Nel senso che la questione morale si poneva quando i partiti erano forti, e riprendo ovviamente la famosa intervista a Berlinguer. Oggi come oggi, questi episodi di corruzione sono imputabili non alla forza, ma alla debolezza dei partiti politici, e quindi rifiuta la chiave di lettura della questione morale, cioè no, è questione criminale. Io collegherei, formulerei un'ipotesi, se mi date ancora un minuto, un'ipotesi mia, diciamo, che è questa, che si tratta di una questione culturale. In che senso? Ho provato a mettere assieme due fatti, e poi ho cercato di spiegare i collegamenti. I due fatti sono questi: i politici corrotti o coinvolti nella corruzione pare siano italiani e greci. Guarda caso, Italia e Grecia sono i paesi col più alto debito pubblico. Che rapporto esiste fra queste due cose? Beh, un rapporto abbastanza chiaro, cioè da studi che sono stati fatti da un'equipe
di economisti della Bocconi qualche anno fa, in particolare il professor Masciandaro, emergevano i costi della corruzione, cioè parliamo di miliardi di spesa pubblica, quindi quote molto significative del deficit e del debito pubblico dovuti alla corruzione. Allora, la corruzione è sì una pratica, ma anche una cultura, e quindi l'ipotesi potrebbe essere questa, che italiani e greci, abituati nelle rispettive patrie a corrompere, a farsi corrompere, e abbiano poi esportato questa cultura nelle istituzioni europee. Ripeto, l'idea mi è venuta vedendo questa perfetta correlazione fra presenza di politici italiani e greci e debito pubblico. Il legame, ecco, si spiega a livello, è un'esportazione. Quindi, come diceva qualcuno, non mi ricordo chi, no, Giorgia Meloni diceva ci vuole più Italia in Europa, ahimè, l'Italia in Europa c'è già arrivata, ecco, malamente. Molto, molto interessante, devo dire, questo rapporto che lei è riuscito appunto a trovare. Prima di passare la parola a Umberto Del Nuce, perché poi giustamente il professor Lanzalago diceva tutta questa questione del Qatar Gate viene definita the Italian job, però è vero che a farne le spese è soprattutto il PD. Allora chiedo a Giulio di mandare il primo contenuto e lo commento velocemente, perché in base agli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto il Partito Democratico ha perso uno 0,2%, ma addirittura c'è chi oggi dice, visto che questi dati si riferiscono a qualche giorno fa, c'è chi dice che il PD stia crollando addirittura al di sotto del 15%, e quindi chiaramente questo poi va a rafforzare totalmente la coalizione di centrodestra, e soprattutto perché poi il PD subisce, viene travolto da questo scandalo in un momento in cui invece stava cercando di ricostruirsi. Ecco, allora vengo a Umberto. Umberto, come pensi che le facce nuove del PD, che abbiamo imparato a conoscere anche nella puntata scorsa, reagiranno a questo scandalo che, anche se giustamente diceva il professor Lanzalago, non riguarda loro in prima persona e di cui loro non sono colpevoli, li sta travolgendo, e quindi quali pensi siano le mosse che porteranno avanti? E poi più in generale ti chiedo, la fiducia nell'Unione Europea a questo punto, dopo la situazione tragica geopolitica che stiamo vivendo, potrebbe venire ancora più, potrebbe essere ancora meno forte negli italiani, no? Buonasera a tutti, ma partirei da questa seconda questione, nel senso che secondo me, nel mio modo di vedere la questione, il Qatar Gate si può leggere secondo due livelli, diciamo, perché un primo livello è la disciplina dell'attività di lobbying, cioè nel senso che si situa in quell'area grigia di confine fra corruzione e influenza, perché l'attività delle Bruxelles, ricordiamolo, che è uno dei centri dove le lobby sono più presenti insieme a Washington, se non sbaglio ci sono circa 30.000 lobbisti a Bruxelles, il cui lavoro è esattamente questo, cioè quello di influenzare i decisori europei in senso favorevole ai loro committenti. È venuto fuori recentemente lo scandalo di Uber, che era pronto a spendere 60 milioni di euro in attività di lobbying per far passare normative favorevoli al proprio servizio. Quindi il problema si situa a un livello più ampio, cioè sulla legittimità o meno di questo tipo di attività che diciamo agisce attraverso anche regali in soldi e in varie utilità verso politici e decisori. E questo tocca anche il tema poi del finanziamento dei partiti, perché una volta che il finanziamento dei partiti era, diciamo, una spesa statale, questo, diciamo, toglieva un po'
cioè dava un po' più il coltello dalla parte del manico ai partiti, nel senso che avevano una forza economica che non doveva dipendere unicamente dai privati. Ma altrimenti, come in America, se il partito si finanzia solo con le donazioni o con le spese private, allora a questo punto il privato con mezzi economici ha una grande influenza nel processo decisionale. Quindi questo è già un territorio grigio di partenza. Però la domanda che poi io mi faccio è come mai adesso? Come mai, per esempio, lo scandalo che ha toccato la von der Leyen e gli SMS cancellati è passato sotto silenzio? E invece questo è esploso. E come mai questo è esploso adesso? Allora, secondo me, non è neanche una questione, diciamo, abbiamo toccato la questione morale, criminale, culturale, io metterei anche quella, diciamo, geopolitica, nel senso che la mia impressione è che ci sia una lotta più grande dietro, perché il Qatar comunque è se non sbaglio, il terzo produttore di gas al mondo e credo il primo esportatore di gas liquefatto in Italia. E allora, in un momento di crisi energetica e di lotta interna tra paesi europei in merito alla crisi energetica, il fatto di far saltare questo tipo di rapporti può essere visto in una partita di scacchi, diciamo, più ampia. Tra l'altro, nel frattempo c'era un'altra partita sotterranea pilotata da D'Alema per, diciamo, vendere al Qatar una raffineria espropriata dai russi, Luxoil, mi pare che si chiami. Nel frattempo anche il Qatar si sta avvicinando alle posizioni di diciamo, questo mondo multipolare che si sta creando. Ha firmato un contratto di vendita di gas alla Cina. E quindi mi sembra che questo scandalo cada in un momento diciamo favorevole a un gruppo di potere, ovviamente, e si può situare in un momento di crisi interna, cioè dove comunque l'Europa sta sperimentando spinte potenzialmente disgreganti, anche per esempio per la questione del MES. Quindi diciamo sì, sicuramente l'Italia, il cittadino potrebbe perdere, se non ha già fatto, dire, la fiducia dell'Unione Europea. Però il problema è che sembrerebbe che anche a certi livelli stiano perdendo fiducia nel progetto europeo e nella valenza dell'euro. E quindi sembra che ci siano gruppi non più disposti a salvarlo a tutti i costi e altri invece più disposti a compromessi per salvare, diciamo, l'impianto europeo. Il PD probabilmente giocherà la carta morale per cercare di dire che questo fenomeno corruttivo è un fenomeno isolato che non riguarda il partito nella sua generalità, però sicuramente sarà una spinta per tutte quelle istanze di cambiamento e diciamo rivoluzionarie all'interno del PD di far fuori il vecchio e diciamo rigenerare completamente la dirigenza del partito. Dici tu, nello scandalo potrebbe uscire qualcosa per loro di positivo in questa spinta di rigenerazione, che sicuramente poi non è rappresentata da Bonaccini. Ecco, sì, secondo me questo scandalo potrebbe aiutare di più la corrente La Schlein. guidata. Esatto, guidata da lei. Certo. Secondo me, cercando di saremmo vedere, sì. Anche perché poi manca poco alle primarie, quindi è importante. Allora, colgo la palla al balzo, appunto perché tu giustamente dicevi che si stanno giocando varie partite in questo momento in Europa e anche a livello geopolitico, tra cui c'è il MES. E noi la scorsa puntata avevamo commentato questo atteggiamento attendista dell'Italia rispetto alla ratifica del MES, un atteggiamento attendista che dipendeva dalla decisione della Corte Costituzionale tedesca, decisione che è arrivata, e quindi allora lascio la parola al professor Lanzalaco per farci un po' il punto della situazione. Prego, professore. Sì, al momento la
primo punto all'ordine del giorno del governo chiaramente è la legge di bilancio, anche perché se non viene approvata entro il 31 si passa all'esercizio provvisorio, che sarebbe un grave vulnus per il governo. E quindi non ci sono stati grandi sommovimenti, grandi passi in avanti e indietro. Novità sono, da un lato, un intervento, pressioni per l'adesione al MES da parte sia di Christine Lagarde, e sia un intervento contenuto da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha fatto presente come non sarebbe nell'interesse dell'Italia rimanere isolata. Ecco, c'è questo timore dell'isolamento, che, come abbiamo già visto l'altra volta, è tutto sommato relativo. A livello internazionale ci sono stati due interventi che invece sono molto interessanti, e cioè, prendo qua i dati dell'archivio, il 12 dicembre è stato pubblicato su Affari Finanza di Repubblica, è stata pubblicata una lunghissima intervista, paginone proprio, al consigliere economico del ministro delle finanze tedesco. Il consigliere economico si chiama Lars Feld, è una lunga intervista anche molto approfondita, che boccia la riforma Gentiloni, cioè dice: bene, il governo Meloni, e dice no, la riforma Gentiloni non va bene. Da notare che le critiche rivolte sono molto precise, puntuali, a specifici punti della riforma. Questa posizione del Ministero delle Finanze tedesco viene rafforzata da un articolo, cioè articolo di nuovo intervista, con articolo di pochi giorni dopo, cioè il 17 dicembre, quando lo stesso ministro Lindner scopre che anche in Germania si fanno acrobazie, la finanza creativa, per far rientrare la Germania nei parametri di Maastricht, cioè il pareggio di bilancio. Quindi anche i rigorosi, disciplinati e frugali tedeschi hanno problemi a far quadrare i conti, e soprattutto lo dichiarano apertamente. Quindi questo fa pensare che ci siano forze in Germania che non siano affatto favorevoli all'adesione al MES, nonostante la pronunciamento della Corte Costituzionale. Mi sembrano due fatti che sullo scenario internazionale europeo hanno una certa abbiano una certa rilevanza, ecco. Assolutamente. E chi invece qui in Italia è favorevole sono due partiti, in particolare Italia Viva, e quindi poi il cosiddetto Terzo Polo, e soprattutto Forza Italia. E allora, Umberto, come ti spieghi questa divisione che c'è stata nel centrodestra riguardo al MES? Perché da una parte abbiamo la posizione di Giorgia Meloni, come dicevamo nel servizio, sostenuta dal suo ministro dell'economia Giorgetti, e però un partito della coalizione come Forza Italia invece strizza l'occhio a un'alleanza, almeno su questo tema, con Italia Viva, e quindi dà uno scossone alla coalizione. Beh, sì, secondo me questo tipo di conflitto si giustifica nel fatto che la posizione della destra, cioè in generale la destra italiana, è variegata su interessi leggermente diversi, perché comunque la Lega ha sempre un po' cavalcato quello che è stato definito dai detrattori il sovranismo, ma in generale l'interesse della classe produttiva nazionale e industriale. E comunque ci ricordiamo tutti che la Lega ha avuto nel tempo posizioni anti-europeiste, contro il MES, contro l'Europa di uscita dall'euro. Poi, quando si è trattato di arrivare nei luoghi,
nelle stanze dei bottoni queste posizioni sono sempre un po' attenuate, però la Lega ha candidato anche esponenti che su questi temi erano molto, così, molto vivaci, ecco. Mentre il Forza Italia comunque è stato sempre un partito che è più legato al mondo della finanza in generale, come anche il Terzo Polo effettivamente, e quindi io vedo, diciamo, una posizione più, diciamo, uno scontro fra finanza e capitale industriale che ha sfumature anche all'interno dello stesso blocco di destra, per cui c'è il mondo finanziario che è favorevole al MES e il mondo della piccola e media impresa e dell'industria che fondamentalmente è contro, perché pagherebbe effettivamente le ricadute di questo tipo di scelta. E quindi, insomma, io la vedo un po' così la differenza all'interno del centrodestra. Sicuramente sono differenze che prima o poi scoppieranno, perché sono difficilmente conciliabili. E infatti, secondo me, in questo momento la Lega sta assumendo posizioni di compromesso, dicendo: adesso è anacronistico, cioè adesso in qualche modo non serve più, così per, insomma, giustificare in generale l'impianto del MES, come dire, sì, magari serviva ma adesso non serve più, però ho dubbi che poi accetterà compromessi più ampi, cioè addirittura di andarlo a ratificare. Adesso non vorrei essere smentito, però sicuramente la prossima puntata potrei essere smentito malamente, ma credo che ci siano posizioni all'interno del governo difficilmente conciliabili, ecco. Proprio per un impianto, tra virgolette, ideologico alla base e anche di elettorato di riferimento diverso, ecco, diversi. Beh, d'altronde questo governo era partito già traballante, quindi sono tante le motivazioni per cui potrebbe scoppiare da un momento all'altro, come giustamente hai detto. E venendo al, diciamo, al terzo argomento, ma rimanendo comunque sul tema economico, chi invece ha fatto parlare molto di sé è Salvini, soprattutto per quanto riguarda le dichiarazioni sul POS che ha fatto e che abbiamo anche commentato precedentemente. Però a quanto pare sembra che molte delle decisioni che il governo aveva preso rispetto alla legge di bilancio poi nelle singole commissioni, sia alla Camera che al Senato, hanno incontrato una serie di ostacoli. Allora chiedo a Giulio prima di tutto di mandare il video e dopodiché passo la parola al professor Lanzalago per un commento. Prego Giulio. Siamo qui per denunciare quello che sta accadendo qui dentro. È un dovere uscire fuori dal palazzo e rendere edotte anche la cittadinanza dello stato di preoccupazione che abbiamo come Movimento 5 Stelle rispetto a come si sta conducendo una manovra di bilancio, che è un appuntamento fondamentale per il Paese e che lo stiamo affrontando nella totale confusione del governo, perché viene qui e non solo non ha un'idea chiara e politica di quello che vuole fare nel Paese, ma non ha nemmeno un'idea di come condurre la legge di bilancio. Io, per darvi una fotografia di quello che sta accadendo, ieri il Ministro dell'Economia, non l'ultima ruota del carro, il Ministro dell'Economia è venuto in Commissione ed ha depositato un emendamento che sopprimeva non solo il POS, che era una scelta politica che avevano fatto e che sono dovuti tornare indietro perché l'Europa ovviamente li ha schiaffeggiati e quindi hanno dovuto fare marcia indietro, ma hanno soppresso anche una parte il tetto al contante, errando completamente, quindi adesso devono tornare a fare un'altra modifica per reinserirlo. Allora qui le cose sono due: o il Ministro dell'Economia non sa cosa porta in Commissione e porta un testo che non ha letto, e questo mi sembra abbastanza grave, oppure non ha contezza di quello che guarda il suo ministero. E per un ministro dell'economia e per un ministero dell'economia, rispetto ad un momento come quello che stiamo vivendo, mi sembra abbastanza grave. Oggi ho chiesto, insieme alle altre opposizioni, al presidente della Camera di prendere atto dello stato confusionale del governo, perché e di intervenire
perché la situazione è grave. La commissione è ferma, in questi giorni abbiamo lavorato ma non arrivavano i pareri, non c'era assolutamente contezza di quello che si stava facendo, fino al punto che si è convocato un ufficio di presidenza e che con noi che chiedevamo di poter lavorare in commissione e la maggioranza che invece ha stoppato i lavori fino alle 18:30 impedendoci quindi di fare il nostro lavoro. Quindi non solo siamo davanti ad una poca visione della politica, delle misure che servono al Paese, si toglie ancora, si restringe ancora il reddito di cittadinanza e si favoriscono invece le società di Serie A di calcio, quindi si prendono dei soldi da chi ne ha necessità e si mettono in un circuito che di tutto ha bisogno meno che di altre risorse. Ma c'è anche una sciatteria dal punto di vista della gestione, che è preoccupante nei confronti del Paese. Allora è un nostro dovere denunciare quello che sta succedendo qui dentro, perché è oggettivamente preoccupante al netto dei punti di vista politici, ma c'è un'oggettiva preoccupazione per l'incapacità di questo governo di condurre uno dei momenti più importanti e cruciali del Paese. E dicevano di essere pronti. Il problema sostanziale è anche quello che abbiamo rappresentato al Presidente della Camera, perché io non ho memoria di una conduzione così scoordinata, così confusa, così caotica di una legge di bilancio. Possiamo dire che al 19 dicembre ancora non c'è un testo definitivo della maggioranza e del governo sul quale le opposizioni votare ed esprimersi sulla manovra? Purtroppo possiamo dirlo, come possiamo dire che arrivano pezzi di maxi emendamenti che riscrivono la manovra, perché probabilmente non avevano il coraggio di farlo prima e lo portano poi durante la notte, l'ultimo è arrivato alle 3 del mattino. Quindi possiamo dire questo e possiamo dire che la situazione è oggettivamente grave, perché adesso non possiamo programmare quando tutto quanto arriverà in aula. Io esco da una capigruppo dove il Presidente della Camera oggettivamente ha detto ci riconvochiamo perché non sapeva con che tempi i lavori in aula possono arrivare. Quello che avete ascoltato era Silvestri, un deputato del 5 Stelle. Professor Lanzalaco, che cosa sta succedendo? Ma c'è il combinato disposto di alcuni fattori. Ecco, io eviterei di entrare nel merito proprio della specifica cronaca di quello che sta succedendo negli ultimi giorni, perché è un continuo cambiamento, un continuo rimando, un continuo emendamento, cioè hanno lavorato di notte, quindi ricostruire non solo una cronologia sensata, ma una logica esatta di quello che sta succedendo nei minimi particolari sarebbe anche fuorviante. Quindi proporrei di dare invece uno sguardo, diciamo, dall'alto, individuando gli aspetti strutturali. Allora, noi nella manovra di bilancio possiamo individuare nettamente, sto parlando dal punto di vista politico istituzionale, non strettamente giuridico, possiamo individuare due fasi. Una prima fase è stata, per così dire, in discesa, e la seconda invece che è in corso, molto ma molto in salita. La fase in discesa si colloca esattamente fra il 21 novembre e il 15 dicembre. Il 21 novembre il governo approva la legge il disegno di legge di stabilità, lo presenta alla commissione, il 15 dicembre dà un parere. Il parere è relativamente positivo, vengono criticati, c'è l'esplicita richiesta di modificare solo 4-5 punti. Sono 4-5 punti, modifiche vengono chieste, e sono il POS, il limite al contante, lo scudo fiscale, le pensioni. Non sono però, questo è importante, non sono critiche devastanti, sono critiche molto puntuali, che però hanno una caratteristica, che sono tutti punti, chiamiamoli bandiera, della Lega.
cioè quindi la commissione. Dal 15 dicembre si apre la seconda fase, che ad oggi è in corso, si conclude formalmente il 21 dicembre con l'approvazione della legge, ma è ancora in corso perché, come abbiamo sentito prima, è dovuta tornare in commissione per l'errore del per la presentazione di un emendamento presentato fra l'altro dal PD che non aveva copertura. Quindi in queste due fasi cosa succede? Succede che assumono importanza due arene diverse. La prima arena sono i rapporti fra governo e commissione, e qui Giorgia Meloni e Giorgetti, il ministro Giorgetti, hanno cercato di fare i bravi bambini, di rispettare i vincoli, gli impegni assunti, di rispettare i loro, chiamiamoli, doveri di cittadinanza europea. E quindi per questo è una fase in discesa, perché la Commissione probabilmente si immaginava una legge di stabilità che sforava platealmente, invece si è trovata di fronte a dei provvedimenti, tutto sommato, data la situazione, ragionevoli. Però gli impegni presi con la Commissione andavano rispettati, e qui scatta la seconda fase, la seconda arena, e cioè l'arena nazionale, che non è il gioco fra maggioranza e opposizione, ma è un gioco tutto interno alla maggioranza e forse anche all'interno degli stessi partiti della maggioranza, con posizioni divergenti a volte anche all'interno dello stesso partito. E quindi su provvedimenti, questi provvedimenti bandiera, vengono chiamati anche più elegantemente provvedimenti identitari, misure identitarie, e su questo si apre una battaglia per quella che poi, se si guarda, lo faceva notare, non mi ricordo che commentatore, ma è una manciata di soldi, cioè non stiamo parlando di grandi cifre, perché la grande cifra della finanziaria è andata tutta per le bollette, tanto per intenderci, no? Per la crisi energetica, le bollette, l'emergenza bollette. Quindi stiamo parlando di questo. Quindi un primo elemento è questo. Il secondo elemento che metteva in evidenza l'onorevole Silvestri e viene ripreso in un bellissimo articolo su Repubblica di oggi è proprio una impreparazione dei politici e una difficoltà a dialogare, a collaborare, più che dialogare, a collaborare fra politici, fra parlamentari all'interno della Commissione Bilancio e apparati amministrativi e dirigenti della Commissione e in parte anche del Ministero, ma soprattutto della Commissione. C'è questo articolo che io consiglio, è su Repubblica di oggi, consiglio di leggere, si intitola Pasticci, assalti, ritardi, l'allarme dei tecnici nei giorni della paralisi, troppa inesperienza. E questa troppa inesperienza mi ha fatto venire in mente un articolo che avevo, sono andato a cercarlo e avevo in archivio, ed è, figuratevi, del 13 ottobre, un articolo su Repubblica di Stefano Cappellini che si intitola tuttora Gli impreparati al potere. Quindi c'è anche questo elemento di impreparazione, di improvvisazione dovuto a due fatti. Primo, i tempi sono stati molto stretti. Secondo, la destra, come si dice adesso, destra, per far capire che non è un generico centro, ma la destra non è mai stata al governo in una posizione come è quella attuale. Di forza e fra l'altro anche di asimmetria all'interno della maggioranza. Ecco, io penso che questi fattori siano importanti e ci siano problemi. Quell'intervento dell'onorevole Silvestri è a mio parere istruttivo, proprio perché lui, non so se avete notato, ma prescinde dai contenuti, cioè lui dice stanno succedendo cose abbastanza inquietanti proprio dal punto di vista delle procedure, dell'organizzazione. Ripeto, hanno dovuto rimandare in commissione un emendamento da mezzo miliardo di euro perché non aveva copertura. Quindi, insomma, abbastanza particolare come situazione.
Eccoci tornati. Allora, come vedete, Umberto ha cambiato location perché ha avuto un contrattempo. Allora, ti faccio un'ultima domanda, così poi ci possiamo lasciare. Passiamo al terzo argomento e chiudiamo con te. La riforma della giustizia, che è molto discussa, soprattutto perché il ministro Nordio non solo sta cercando di depenalizzare alcuni reati, ma insomma per una serie di iniziative che sta prendendo in senso garantista. Ecco, se ci puoi fare una panoramica della situazione. Ma sì, diciamo che in generale la spinta alla riforma arriva dal PNRR che comunque comanda all'Italia di accelerare i tempi dei processi in un'ottica di economia processuale. Quindi il tentativo è di limare laddove sì, l'esperienza mostra tempi più lunghi o procedure considerate inefficienti. Un esempio sono i reati fiscali, perché già adesso in realtà vengono puniti più facilmente con sanzioni, per esempio, amministrative o comunque economiche. Diciamo, l'aspetto secondo me più preoccupante in realtà è quello che è legato alla revisione della legge Severino, cioè una legge che andava in direzione di punire molto, molto pesantemente i reati contro la pubblica amministrazione, per esempio la corruzione, peculato, questi tipi di reati qua. E quindi, diciamo, io ho visto già, poi bisognerà vedere la riforma che effettivamente faranno, però ho già letto alcune dichiarazioni in merito al fatto di abolire, per esempio, il reato di abuso d'ufficio e ancora, diciamo, più delicato l'intervento sul reato proprio di corruzione, perché ho letto una dichiarazione di Nordio che diceva in pratica la corruzione è un reato difficile da punire perché avviene nell'ombra e quindi fondamentalmente si penserebbe di aumentare l'efficacia contro i fenomeni corruttivi con il premio dell'impunità per il corruttore. Oggigiorno il corruttore comunque soggiace una pena. E questo, secondo Nordio, fa sì che non abbia interesse a collaborare con la giustizia. E quindi si vorrebbe, poi bisogna vedere cosa faranno, ma si vorrebbe garantire l'impunità al corruttore che in qualche modo desiste, aiuta la giustizia per incentivarlo a collaborare con la giustizia. Però, diciamo, depenalizzazione dei reati fiscali, l'abolizione delle pene per il corruttore che aiuta la giustizia. L'abolizione dell'abuso d'ufficio, certo, snelliranno la giustizia, ma vanno in un senso, diciamo, così, che per l'opinione pubblica potrebbe sembrare che vogliano in qualche modo aiutare un certo ceto, che è quello che poi è colpito da questo tipo di reati. Anche perché, comunque, non dimentichiamoci che la funzione del diritto penale è anche quello proprio di creare un disvalore sociale di certe condotte, cioè, nel senso, mentre il diritto civile regola i rapporti fra i privati, il diritto costituzionale regola le dinamiche dello Stato, il diritto pubblico, il diritto penale regola i rapporti fra la comunità, fra il cittadino e la comunità, sanzionando quei comportamenti a cui la collettività dà un forte disvalore sociale. Quindi, per questo, il diritto penale si evolve nel tempo. E il rischio, ecco, secondo me, è che quello che depenalizzare e intervenire su un certo tipo di reati sembra quasi togliere un certo disvalore sociale a un certo tipo di condotte. Ecco, questo è un po', secondo me, il rischio. Assolutamente, assolutamente. Umberto, non ti trattengo oltre perché ovviamente sei in una situazione di difficoltà, anzi ti ringrazio per aver completato con noi la puntata. Buona Grazie a voi. Buona serata a tutti. Ciao, serata a te. ciao, ciao. Allora, professore, siamo ai saluti e chiaramente è stata una puntata ricca di difficoltà, ma voglio dire, noi che cerchiamo di dare sempre il meglio,
siamo esseri umani e queste cose possono capitare. E se vuole aggiungere qualcosa riguardo la riforma della giustizia, altrimenti ci salutiamo. Tecnico giuridico, no, nel senso che mi sembra che sia stato detto già molto. Vorrei sottolineare, nel senso che approvo, apprezzo molto, il punto che con cui ha concluso il suo intervento Umberto Del Noce, e cioè il rischio di destigmatizzazione di certi comportamenti. Penso che non solo la riforma della giustizia, ma pensiamo anche riforme, la depenalizzazione, lo scudo fiscale, quello che viene chiamato scudo fiscale, quindi depenalizzare i reati fiscali, ecco, vadano in questa direzione, cioè la destigmatizzazione di comportamenti che invece erano, sono ancora, forse temo per poco, condannati. Questo sembra un po' la cifra delle ultime mosse dell'attuale governo, ecco. Quindi ecco, non aggiungo nulla, ma condivido pienamente le conclusioni di Umberto Del Noce, le ho trovate molto, molto interessanti e condivido totalmente. Sì, concordo assolutamente. Allora, professore, ci possiamo salutare ricordando che ovviamente i nostri spettatori poi ci vedremo dopo Natale, andando in onda noi ogni 2 settimane. Quindi, professore, prima di tutto le auguro buone vacanze natalizie. Grazie, altrettanto. E ovviamente buone vacanze anche a tutti i nostri spettatori. Arrivederci. Certo, auguri a tutti.